Conte, primo cittadino di Piedimonte. Per iniziare, perché credo che abbia le capacità e le qualità per fare tante cose importanti per questa zona. E di questa zona io anche vi voglio parlare. Noi abbiamo bisogno di rilanciarla questa zona, che è una zona ricca di opportunità, ma povera di realizzazione. E allora queste opportunità vanno colte. E chi le può cogliere se non un'amministrazione che è in grado di mettersi in contatto con gli altri, di discutere con gli altri sindaci, di mettersi in relazione col governo regionale, di mettersi in relazione anche con noi, perché io sarò a disposizione della comunità di Piedimonte, sempre, della comunità locale, sempre, ma lo farò con più piacere e con più convinzione se ci saranno a guidarla persone serie e competenti che si incarnano nel progetto che avete messo voi in campo in questa fase. E allora, ho preso una bella scossa elettrica, così diciamo, sono più, un po' di elettricità nell'aria. Noi stiamo facendo un'esperienza al governo nazionale, è un'esperienza che è nata da poco, guidata da Enrico Letta. In questa esperienza mi si dà la possibilità di svolgere un ruolo. Sono stato chiamato a ricoprire il ruolo di sottosegretario alla giustizia, un ruolo importantissimo, un settore molto delicato, un settore che ha bisogno di grande attenzione. In questi anni si è fatta della giustizia un tema di scontro. Beh, io penso che non ci sia errore più grande. La giustizia deve essere invece il terreno nel quale uno Stato si confronta e adotta soluzioni al servizio dei cittadini. Una giustizia che sia più celere, più efficiente, che dia risposte ai cittadini, alle imprese, che risponda a quell'esigenza che è un'esigenza che ci viene rassegnata da tutti. Il nostro paese, l'Italia, ha bisogno di una giustizia più veloce, anche perché le imprese non vengono da fuori, perché sono preoccupate, si rendono conto che in Italia c'è un'incertezza da questo punto di vista. Allora lo sforzo che faremo noi non è quello di ritornare ancora una volta a discutere dei processi di Berlusconi. I processi di Berlusconi devono andare per la loro strada, devono avere l'esito che avranno, i magistrati devono decidere in assoluta autonomia. Noi ci dobbiamo occupare dello stato della giustizia per tutti, di una giustizia che sia più efficiente, di una giustizia che renda un servizio adeguato a una popolazione che invece è stata abituata a una giustizia non all'altezza dei bisogni. Allora è una grande sfida, è una sfida in Sicilia in particolare, perché una giustizia efficiente contrasta la criminalità organizzata, contrasta la mafia, che è uno dei grandissimi mali della nostra terra e che noi dobbiamo avversare in tutti i modi. Perché la nostra terra rinascerà davvero quando si libererà da questo mostro che è la criminalità organizzata, da questo mostro che è la mafia. E sono stato chiamato a questo ruolo e ho ricevuto tanti complimenti e tanti incoraggiamenti. Ma la cosa che mi è piaciuta di più, e tanti di coloro i quali sono su questo palco lo hanno fatto in prima persona, tanti degli amici e dei compagni che in questi anni hanno condiviso con noi il percorso del Partito Democratico mi hanno scritto: uno di noi al governo del paese. Allora io voglio essere fino in fondo uno di voi al governo del paese, uno con voi al governo del paese. Ora la voglio fare breve, avrei tante cose da dirvi, però anch'io voglio sentire, diciamo, le proposte per Piedimonte, le proposte sulle quali, ripeto, faremo una battaglia insieme. E chiudo con una frase di uno di quei siciliani di cui siamo davvero orgogliosi. Paolo Borsellino ci ha insegnato che la rivoluzione le fanno la folla nelle piazze, ma il cambiamento, che è quello che a noi interessa, lo si fa con una matita nella cabina elettorale. Allora qui a Piedimonte abbiamo la possibilità di cambiare, qui a Piedimonte abbiamo la possibilità di cambiare davvero con Ignazio Puglisi sindaco e con la lista che lo sostiene. Allora io vi chiedo di fare tutto lo sforzo possibile perché domenica prossima si realizzi questo obiettivo, domenica prossima si avvii il cambiamento di Piedimonte. Grazie.